Puccioni, rapido book haul che giro sia per mostrarvi gli ultimi arrivi libreschi, ovviamente, sia per distrarmi quei 10 minuti. Dopodiché andrò all'incontro finale con la mia relatrice, l'ultimo incontro, ecco, prima della discussione della tesi che avverrà martedì 25, quindi fra pochissimo. Oggi è mercoledì. Fra 6 giorni l'incubo universitario avrà finalmente termine. E per cui, ecco, come credo possiate immaginare, in questi ultimi giorni comunque avrò ancora da fare, insomma, dovrò ripassare la discussione della tesi, allenarmi a stare nei 7 minuti, nonché continuare a prepararmi per l'esame di Stato che avrà luogo il giorno prima, ossia lunedì. Allora, passiamo subito ai libri. Vi mostrerò 3 libri usati, acquistati da libraccio.it, 2 libri nuovi, uno acquistato da me a prezzo pieno in libreria, l'altro l'ho ricevuto in regalo, e poi vi mostrerò 2 libri tenuti tramite scambio a Nobi. Ecco, ne approfitto subito per dire che, no, scusate, non tramite scambio a Nobi, su Nobi non sono neanche più registrato, tramite scambio Bookmooch. Sono iscritto da circa 2 mesi su Bookmooch, non mi ritengo soddisfatto. So che tutti stanno impazzendo per questo Bookmooch. Io sinceramente in 2 mesi sono riuscito a ottenere soltanto 2 libri. Uno in realtà me l'ha spedito un amico che sento tramite Facebook, quindi non so neanche fino a che punto considerarlo uno scambio Bookmooch, cioè è stato uno scambio precedentemente concordato, ecco. Abbiamo taroccato. Non so, i libri presenti sulla mia wishlist o non li ha nessuno oppure non sono presenti nel database di Bookmooch, quindi non so che dire. Evidentemente ciò che leggo io lo leggo solo io, non lo so. Infatti per ora non sto più mandando libri perché se io mando libri ma nessuno ne manda a me, non si tratta di scambi ma si tratta di regalare libri a sconosciuti e sinceramente il ligure che è in me si ribella a tutto ciò. Comunque, iniziamo dai 3 libri usati, acquistati da libraccio.it. Un giorno questo dolore ti sarà utile di Peter Cameron. Immagino che l'abbiate letto tutti, credo di essere rimasto il solo a non averlo ancora letto. Pagato 5 € in questa bella edizione Adelphi, è praticamente come nuovo. Ne avevo sentito parlare tantissimo, un sacco di persone me l'avevano consigliato, io non l'ho ancora letto, non ho nemmeno visto il film, a questo punto credo che leggerò prima il libro, vi farò sapere. Gli altri 2 libri acquistati, usati, sono invece 2 libri di Philip Roth, sapete che a me piace moltissimo, è un autore che ho riscoperto in tempi recenti. E ho iniziato ad amarlo profondamente da circa un anno e mezzo o 2 anni, e via via sto recuperando un po' tutte le sue pubblicazioni. Tra l'altro, Einaudi sta ristampando i suoi libri in questa nuova edizione che esteticamente a me piace molto. I 2 libri sono L'umiliazione e Indignazione. Oltre a questi 2 libri, di suo ho ancora da leggere Lamento di Portnoy, che probabilmente leggerò prima di questi 2. Sono come nuovi, perfetti, praticamente mai aperti, pagati 6,30 € e 5 €. E anche in questo caso, insomma, vi farò sapere. Tra l'altro è parecchio che non registro più video per parlarvi delle mie letture. Chi lo sa, magari dopo la laurea, avendo più tempo, tornerò a farlo con una frequenza più decente, ecco, accettabile. Ora passiamo ai 2 libri nuovi. Allora, questo mi è stato regalato ed è ancora in celofanato, come state per vedere. Il Nero e l'Argento di Paolo Giordano. Noto autore che vinse anni fa il premio Strega con La solitudine dei numeri primi, che a me, se devo essere sincero, non dispiacque come libro. Gli diedi 3 stelline su Anobi, se non ricordo male. Nulla di incredibile, però non mi sembrò neanche quel libro di merda che tanti andavano decantando, ecco, discreto. Ecco, forse molti rimasero interdetti in funzione del fatto che il libro aveva vinto il premio Strega. Ma ecco, forse adesso non ho molto tempo. Sarebbe interessante parlare dei premi letterari. Mi interesserebbe, ecco, dirvi cosa io ne penso. In sintesi, essendo che vengono ciclicamente ripetuti ogni anno, secondo me è poco verosimile, poco realistico aspettarsi che debbano per forza di cose partorire dei capolavori. Poi, tra l'altro, il termine capolavoro viene utilizzato spesso e volentieri a sproposito.
non è che ci si possa aspettare dei capolavori ogni anno, anzi, secondo me non ci si può neanche aspettare degli ottimi romanzi ogni anno. Ogni anno, semmai, si tratta di scegliere, non dico il meno peggio, però, insomma, di schermare un po', di cercare di mettere in evidenza delle buone barra ottime letture. Non so con cosa concorresse La solitudine dei numeri primi, magari la resta era peggio, nel senso... No, comunque adesso è un discorso che andrebbe approfondito, cercato di sintetizzare. A me non dispiacque, effettivamente ero curioso di leggere questo libro, come sapeva la persona che me l'ha regalato. Non è il secondo libro di Giordano, che tra l'altro da Mondadori è passata in Audi, come avete potuto vedere. Ne aveva già pubblicato un altro, un secondo, ancora con Mondadori, qualcosa tipo Il corpo umano, non so, però non mi attirava e non mi attira tuttora, quindi non ho mai preso in considerazione la possibilità di leggerlo. Questo mi incuriosisce di più. L'altro libro, acquistato da me, nuovo in libreria a prezzo pieno, in day one, ossia il giorno della sua uscita, beh, non potevo non acquistarlo, Il principe Lestat di Anne Rice, la mia scrittrice contemporanea preferita, o quantomeno una delle preferite in assoluto. Dopo circa 10 anni, forse anche di più, è tornata a scrivere un libro appartenente alla saga Le cronache dei vampiri. Un bel mattoncino, lo sto leggendo in questo momento, cioè in realtà ho dovuto interrompere nella lettura a causa dello studio, ecco, non riuscivo a godermelo appieno, per cui ho interrotto, lo riprenderò subito dopo la laurea e vi farò sapere cosa ne penso. Intanto posso dirvi che se non avete letto i primi 5 libri delle cronache dei vampiri, secondo me non è consigliabile iniziare da questo. Tecnicamente è possibile, perché viene fatto un sunto dei primi 5 libri, in particolare del terzo, La regina dei dannati, nelle prime pagine, però cioè tecnicamente è comprensibile, però non ha senso spoilerarvi in questo modo i primi libri per poter leggere questo. È vero che a Anne Rice non piace che i suoi lettori debbano fare i compiti, infatti dà i mezzi per poter iniziare più o meno da qualsiasi libro, ma il punto è, ne vale la pena di farlo? Secondo me decisamente no. Leggetevi almeno i primi 5, quindi da Intervista col vampiro, ma a meno che il diavolo. Quelli dopo non li ho letti neanch'io, a parte Pandora, e effettivamente non serve leggerli, perché sono delle biografie oppure dei crossover con la trilogia delle streghe di Mayfair, quindi seppur non è che si susseguano necessariamente per quanto riguarda l'ordine temporale, vabbè. Comunque leggete i primi 5. So che questo, essendo nuovo, magari attira di più, però conviene leggerli in ordine, fidatevi. Infine, i due libri tenuti tramite scambio su Bookmooch, comunque su Il principe Lestat ci torneremo, tornerò a parlarvene. Sono questi. La lettera scarlatta è uno di quei classici che ancora non ho letto. E mi è stato spedito in questa simpatica edizione Giunti in copertina rigida, che non mi dispiace affatto. L'altro è l'ottavo, il nono, vediamo se c'è scritto. Non c'è scritto, credo il nono libro della saga di Suki Stackhouse, dalla quale è stato tratto il telefilm True Blood. Ho ripreso a leggere questa serie, l'avevo interrotta anni fa a causa della fine di True Blood. È una delle mie serie preferite, è terminata, al finale mi ha fatto letteralmente cagare, cioè fa proprio schifo, e così ho deciso di riprendere il ciclo di Suki Stackhouse di Charlie Harris per vedere ecco come si conclude la serie di libri, con la quale ci sono non poche differenze. Finora avevo interrotto, mi pare, al settimo. Finora ne ho letto soltanto uno di quelli che mi mancano, ossia l'ottavo, ed è il più brutto che abbia mai letto, cioè non mi è proprio piaciuto, l'unico al quale abbia dato 2 stelline. Sotto la terra non ero mai sceso. Non che siano chissà questi capolavori, più che altro sono piacevoli da leggere. Se comunque si pensa che i personaggi sono quelli di True Blood, sì, questo è uno di quei casi nei quali la serie TV, secondo me, supera i romanzi che l'hanno generata. Però comunque i libri non sono male. Certo, se anche questo dovesse farmi schifo come il precedente, a questo punto non so se andare avanti fino al 13°, mi pare che in totale siano 13. Comunque questo è l'unico vero e proprio libro ottenuto, o meglio, l'unico libro ottenuto tramite un vero e proprio scambio su Bookmooch. Non costano neanche pochissimo, 15,90€, quindi insomma, 15,90€ non ce li spenderei, sinceramente.
E questo è quanto, ragazzi. Ho terminato. Forse sono stato fin troppo sbrigativo, non lo so. Il fatto che non ho tempo, ma essendo che era da tantissimo che non mi facevo sentire, ecco, ho pensato di registrare questo piccolo book haul. Sono tutti libri recuperati fra settembre-ottobre, più che altro ottobre. Ho fatto proprio pochi minuti fa un ordine da libraccio.it, un ordine di 5 o 6 libri. Quindi nelle prossime settimane probabilmente mi arriveranno altri libri e probabilmente farò un altro book haul, vedremo. Per ora vi do un saluto, a presto, ciao!